Un cordiale saluto da Bruno Pizzola. Siete collegati con lo stadio Meazza di Milano per questa partita, un classico di inizio stagione, il trofeo Berlusconi. Quest'anno è condito da una sorpresa che fa felici tutti i tifosi rossoneri, ovvero il ritorno in maglia rossonera di Riccardo Kakà, che questa sera fa il suo secondo debutto con il Milan. Ecco le formazioni: Abbiati, Zapata, Bexés, Abate, De Sciglia, De Jong, Montolivo, Muntari, Kakà, Balotelli e Matri, altro nuovo acquisto: Buffon, Bazzagli, Bonucci, Chiellini, Pirlo, Vidal, Marchisio, Lichtsteiner, Samoa, Llorente, Tevez per la Juventus. Tutto dunque pronto per questa grande festa qui a San Siro. E si comincia, ecco Kakà che tocca il suo primo pallone da rossonero. L'esperienza spagnola non è stata del tutto positiva, grandi incomprensioni con la maglia del Real Madrid. L'anno scorso sembrava ad un passo dal ritornare a Milano, ma poi ci si è messo in mezzo Mourinho, che oltre a fare l'allenatore si mise a fare anche il manager, e impedì di fatto il ritorno in maglia rossonera di Riccardo Kakà. Ma questa volta Kakà è a Milano per buona pace di Mourinho, che è andato al Chelsea. Muntari, De Sciglio, Juventus campione d'Italia in carica, e quindi quest'anno dovrà difendere il titolo da concorrenti agguerritissime come il Napoli, la Roma, la Fiorentina e il Milan stesso, che deve però mettere a punto la squadra. Ogni anno inizio stagione fa fatica. Attenzione intanto a questa sortita offensiva di Lichtsteiner, lotta con De Sciglio, Lichtsteiner alla meglio, la mette dentro, poi c'è libero in aria, rischia il gol il Milan, e intanto c'è Pirlo che va a battere il corner, Lichtsteiner prova il tiro, ancora palla che termina sul fondo. Milan che sta rischiando tantissimo, ecco Pirlo alla battuta, Tevez anticipato, quindi può ripartire il Milan con Muntari, però non riesce a controllare, quindi recupera Vidal il pallone, lo attacca a Muntari, glielo porta via, lo disturba Vidal nella sua azione, quindi De Sciglio perde ancora il pallone, Tevez. Milan che sta facendo fatica a proporsi nella metà campo bianconera, e c'è intanto la munizione per Capitan Montolivo per questo suo intervento su Marchisio. Calcio di punizione, lo batte l'ex Pirlo, fischiatissimo al suo ingresso in campo. De Jong, scusate, Lichtsteiner ancora, esce Abbiati e para. Abate, Montolivo, De Jong, ancora Montolivo, il tocco per Abate, si accentra per De Jong che viene attaccato, quindi Tevez a Samoa, il lancio lungo per Tevez che francamente non abbiamo capito cosa, che idea avesse Tevez per questo che non si può definire né un tiro e tantomeno un passaggio, perché non c'era nessuno davanti. Montolivo prova a girarsi, lo ferma Tevez, calcio di punizione per i rossoneri, lo va a battere lo stesso Montolivo, palla verso Balotelli che non si è ancora visto, Muntari al limite, Muntari prova il tiro, la grande parata di Buffon, Muntari che non è nuovo a queste sortite offensive, palla verso Tevez, il tocco per Marchisio, Llorente fermato, Kakà, Abate, Llorente lo ferma, quindi tocco per Marchisio, da questi a Vidal, c'è largo Lichtsteiner, preferisce il lancio per Tevez, Muntari, De Jong, ancora Muntari, si allunga troppo il pallone, comunque riesce a toccarlo in direzione di Kakà che apre per Balotelli, da questi a Matri, altro nuovo acquisto del Milan, De Sciglio prova ad andare via sul fondo, De Sciglio riesce a tenere il pallone, il tocco corto per Muntari,
siamo al limite dell'area, fermato, intercettato il passaggio di Muntari da Bonucci, che poi viene fermato in fallo laterale. Vidal, Bonucci, il tocco per Barzagli, ancora Bonucci, Pirlo attaccato da Kakà, ex compagni. Attenzione Kakà, ruba il pallone, Kakà dentro per Matri, ottimo il suo passaggio, Matri perde troppo tempo, poi c'è Vidal e Pirlo. Asamoah lo attacca il centrocampo rossonero, Zapata dietro per Abbiati, c'è largo Mexes, riceve il pallone da questi a De Sciglio, centrale per De Jong, Montolivo, il capitano opta per il passaggio a Muntari, da questi a Matri, Kakà prova la discesa, Riccardo Kakà fermato da Bonucci, da questi a Marchisio che dà a Tevez, Llorente, avanza lo spagnolo, chiuso da Zapata, l'arbitro dice in maniera fallosa, calcio di punizione, la battuta Pirlo verso Tevez che sbaglia il passaggio, ne approfitta il Milan per ripartire ma intercettata anche l'offensiva rossonera, Tevez al limite, attenzione Tevez, chiuso, c'è un calcio di punizione da posizione, attenzione Pirlo, il tiro, la grande risposta di Abbiati che conosce queste punizioni di Pirlo. Montolivo, De Sciglio, partita piacevole qua a San Siro, Muntari attaccato e fermato da Lichtsteiner, da questi a Asamoah, avanza Asamoah sulla tre quarti rossonera, è fermato e l'arbitro dice che per il momento può bastare così. Milan e Juventus 0-0. E si ricomincia, tre cambi nel Milan, dentro El Shaarawy al posto di Matri, Nocerino per De Jong e attenzione intanto Balotelli ruba palla sull'asse centrale del campo, prova ad andare via Balotelli attaccato, riesce a tenere il pallone, la mette dentro per El Shaarawy e poi dicevamo Niang al posto di Muntari. Ottimo questa tecla, Kakà dentro per El Shaarawy, Milan ha più vispo in questo inizio di tempo, El Shaarawy si gira, il tocco per Kakà che non controlla, Llorente, Abate, Nocerino, Kakà, Montolivo si fa portare via il pallone da Asamoah, ci mette una pezza Zapata, De Sciglio, Montolivo, Kakà, De Sciglio si accentra, De Sciglio in area, il tiro, la risposta di Buffon, ottima la conclusione di De Sciglio e sembra un Milan più cattivo a livello offensivo con questi tre innesti, c'è il rinvio di Buffon che non aveva toccato dunque il pallone, Niang, Balotelli avanza, Balotelli dentro per Niang che prova il tiro, poi ancora c'è la risposta di Buffon, splendida conclusione di Niang. Montolivo palla dentro, Kakà non aggancia, poi El Shaarawy quindi allontana la difesa bianconera, attenzione Balotelli recupera il pallone, Balotelli lotta con Lichtsteiner che spazza in fallo laterale. Milan che sta pressando in questo secondo tempo, Balotelli dentro per El Shaarawy, Abate riparte da centrocampo il Milan, Montolivo si gira bene, Montolivo, Kakà al limite, fermato Mexes, è un assalto vero e proprio quello dei rossoneri al fortino juventino, De Sciglio vuole alzare la coppa il Milan, attenzione Niang sulla destra riceve e poi c'è l'intervento di Asamoah che mette in fallo laterale, intanto Giovinco al posto di Asamoah, Kakà la mette dentro, Kakà lontana la difesa bianconera, Llorente, Tevez lo attacca, Mexes va via bene, Tevez attenzione, Tevez punta l'area, Tevez davanti a lui, Abate che riesce a fermarlo, piacevole partita
qui a San Siro questa sera. Attenzione, Esharawi punta l'area, Esharawi avanza, la mette dentro, la palla pericolosamente in aria, spazzata via dalla difesa bianconera. Kakà la gira bene a Nyang, questi verso il centro, poi non trova nessuno, ancora Kakà, il tocco per Nocerino, attenzione Esharawi, Nocerino dentro, poi spazza via la difesa. Juventus in grande difficoltà in questo secondo tempo. Esharawi va sul fondo, la mette dentro, Montolivo prova la conclusione di testa, palla che termina alta. Buona la prova del Milan in questo secondo tempo, i tre cambi hanno radicalmente cambiato faccia al Milan, lo hanno reso più aggressivo sul fronte offensivo. Giovinco, anche lui fa quello che ha fatto Tevez, ovvero una cosa che non abbiamo capita, né tiro né cross. Non aggancia bene Montolivo, quindi riparte la Juve con Pirlo, lancio per Llorente, fermato da Becsess, Balotelli, c'è largo Nyang, riceve, avanza il francese, giovane promessa del calcio transalpino. Chiellini, Pirlo, Marchisio, Llorente, Juventus che non riesce a imbastire un'azione d'attacco come nel primo tempo. Pirlo verso Giovinco, di testa Llorente, lo spagnolo fermato, Esharawi, riparte il Milan, Balotelli, prova ad andare via, Balotelli è chiuso, poi recuperano i giocatori juventini, Lichtsteiner, Vidal, intervento di Zapata che va a chiudere l'azione bianconera, quindi Montolivo, ottimo l'inserimento di Montolivo, quindi Pirlo, Vidal, Llorente, De Sciglio ferma l'azione dei bianconeri, si propone in avanti, il tocco per Nyang anticipato da Chiellini. Giovinco, Pirlo, Montolivo ruba il pallone, il tocco per sbaglia tutto, però col passaggio di ritorno, attenzione, Balotelli al limite, Balotelli si allunga troppo il pallone, esce Buffon e para. Poco meno di due minuti al termine, se la partita resterà sullo 0-0 ci saranno i calci di rigore. Vidal, il tocco per Marchisio, De Sciglio fermato fallosamente, calcio di punizione per i rossoneri, la battuta Zapata, palla lunga verso Kakà di testa, Tevez, Marchisio, e finisce qui la partita, si andrà ai calci di rigore. E si comincia, parte Balotelli, c'è il gol, Milan in vantaggio 1-0. Juventus con Tevez, parte Tevez, il tiro e il gol, 1-1. Va sul dischetto Esharawi, il faraone, tiro, palla che va a colpire il palo e termina fuori, se la Juventus segna in vantaggio, lo spagnolo Llorente, il tiro spiazza Abbiati, Juventus in vantaggio. Attenzione, Nyang sul pallone, parte il francese, tiro centrale, parata di Buffon, Giovinco c'è la parata, però non trattiene Abbiati e palla che termina dentro. Attenzione, Riccardino, Kakà, parte Kakà e segna il suo primo gol, seppur su rigore, nella nuova stagione rossonera. Attenzione, Lichtsteiner sbaglia il calcio di rigore e adesso il Milan deve segnare con Montolivo se vuole sperare. Parte Montolivo, il tiro e il gol, Abbiati dovrebbe parare il tiro di Marchisio, parte Marchisio e c'è la parata di Abbiati, Milan che si riporta in parità. Attenzione, Nocerino può portare in vantaggio il Milan per la prima volta, Nocerino, e c'è il vantaggio dei rossoneri.
Vidal, parte Vidal, il tiro, palo e poi gol di Vidal. Attenzione De Sciglio, ottima la sua partita questa sera, parte De Sciglio, gol, tiro centrale e gol. Tocca a Pirlo, fischi per lui, parte l'ex e c'è il gol. Abate, buona anche la sua prestazione, parte Abate, gol anche per lui. Chiellini, il tiro di Chiellini spiazza Biati, tocca adesso a Bexes, parte Bexes, breve rincorsa, il tiro, la traversa che dice di no, incredibile. E adesso Bonucci può chiudere la partita, parte Bonucci, il tiro, la parata di Abbiati, partita che non vuol terminare. Zapata, la parata di Buffon, Barzaglia sul piede, la palla del trofeo Berlusconi, parte Barzagli, il tiro e c'è il gol e quindi Juventus che conquista l'ennesimo trofeo, e solitamente chi vince il trofeo Berlusconi poi non vince il campionato, però sono tutte superstizioni. Da Bruno Pizzul è tutto, a voi in studio. Plus a touch of class. He walks in and grins that grin, and they all fall en masse. Got to be the total hit. Plus a touch of class. You find you'll adore her cool, plus that touch of class. Want to toast the Maximos, simply raise your glass. Mind vogue, his knees resolve to hit and run the pass. So he thought, till he got caught by a touch of glass.